La Protezione Civile Regionale ha autorizzato la demolizione delle case adiacenti la frana. Sì, è arrivata nei giorni scorsi il via libera da parte della Protezione Civile Regionale, come diceva lei, per quanto attiene tutte le abitazioni adiacenti al fonte frana di Castelnuovo. Sono circa 25 abitazioni che saranno appunto demolite, il tutto per fare un lavoro di reggimentazione delle acque nell'area circostante. Dove saranno collocate le famiglie? Adesso abbiamo praticamente scritto all'ufficio di ricostruzione nella figura di D'Alberto per vedere un po' le procedure per individuare la nuova area. Noi già abbiamo un paio di opzioni, le proporremo al commissario D'Alberto e al dottor Iovino per vedere se vanno bene. Nel frattempo siamo in attesa, anzi io sto sollecitando, visto che ci avviciniamo al periodo invernale, un ulteriore intervento di somma urgenza per quanto riguarda la parte storica di Castelnuovo, in particolar modo la parte sotto alla chiesa di San Giovanni Battista, però chiediamo un intervento anche un po' più ampio che si estenda anche le abitazioni vicine, perché lì anche con le ultime piogge abbiamo visto che c'è stato un aggravamento della situazione.